Forever. i'm firing the saxon Prova a tenerla, prova a superare un avversario. Fiola, combina un mezzo pasticcio. Ancora Pescara. Nemusciai. Non esce. È finita. Al giro di golito. benevento. Escoli Eccola là. La. la gioia di Cristian Bucchi. Sta che parte partita di merda. Che partita di merda proprio. Il fosse che classifica. Partita Superando di merda. Adesso dovrà rispondere Che partita, partita di merda, non ci posso non, non ci posso. Non, voglio, non, non, non ci posso, non posso credere, credere che abbiamo giocato per una per partita così schifosa. Che primis, partita di merda proprio l'abbiamo giocato. Effettivamente per cioè, insedire la squadra di Cristian. Ma che partita abbiamo fatto? con il solito Leonardo Mancuso, ma è mancato per gran parte la partita a livello offensivo. Ha vinto la squadra che forse tra le due meritava di più a livello sicuramente di occasioni da gol. Senza parole. Raga senza parole. Cioè, sto senza parole. Raga, sto senza parole. Cioè, incazzato nero. Che partita di merda che abbiamo giocato. Cioè, ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, ma come si fa? Cioè, vai a Benevento. Una partita che. Ti serve da viatico per la stagione, importantissimo non perdere, è importante non perdere, non dico di vincere, non perdere, porca Porca coccola, non perdere, è importante non perdere. E tu che fai? Una partita, una delle più schifose dell'intera stagione, Cioè abbiamo fatto un tiro in porta, un po', un tiro, quello del gol di Mancuso. Sì, eccoci, e alla fine quella mezza specie di spizzata. Pesantissimo, pesantissimo, Beh, calo, chiudiamo questo, no? Non Lo vogliamo non senti lo lo anche sentire più. Anche Lasciamo perdere. Mm, lasciamo perdere, sì, lasciamo perdere, lasciamo eh. perdere, lasciamo perdere. Per, per, per. Voglio, ma che partita aveva fatto? Cioè, ma veramente? Non ci credo. Non, 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 non ci credo. Non, non, non è possibile. Ma non è possibile. Ma come avevi evocato oggi? Cioè, sempre secondi sul pallone. Passaggi sbagliati, anche più lei, i più semplici appoggi non lo so, sembravano in campo impauriti senza grinta, senza mordente con uh, il Benevento sempre a pressarti eh, non riusciva a costruire nulla primo tempo Monachello e Mancusi sono davanti con Marras in mezzo al campo, un fantasma allora Va bene che tu vuoi cambiare sto 4 3 3 e non ci puoi più. Va benissimo, però le volemi capire che non ci puoi con col 4 3 1 2 con Marras dietro le punte. Cioè non possiamo giocare con Marras dietro le punte. Non ci puoi giocare Marras dietro le punte. Marras non è una mezza punta. Marras non lo può fare, non ce l'ha il piede della mezza punta. Perché ci vorremmo intestardire, in ci stiamo intestardendo Mokishtach Story di Marras Mezza Punta. Allora, ce l'abbiamo una mezza Punta? No, giochiamo con un modulo senza mezza Punta. Oh, ce l'abbiamo una mezza Punta? No, allora, o ti incazzi col presidente che non ti ha comprato una Cristo di mezza Punta. A, a gennaio. O se no non ci giochi. Ma è possibile vedere una volta un 4-4-2 normale? Un 4-4-2 normale Marras a destra, Kekka a sinistra, Nemuscia e Brugman. È possibile giocare così? È possibile cercare di fare le cose semplici? Nessuno chiede il calcio champagne, a me non me ne frega niente. Ma è possibile vedere una, un crisma di squadra con una. con una. Uh, con una, un, un, un modulo che ti riesce a, 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 a far uscire il meglio dei tuoi giocatori? È possibile? Allora, ho appurato che col 4-3 non ci puoi giocare perché con una punta soltanto là davanti non ci puoi giocare perché non c'hai gli esterni che ti salta l'uomo e che ti fa il gol, tu giochi solo con una punta e basta. Abbiamo deciso di giocare con due punte. Ce l'ho ordinato il medico di far giocare una mezza punta Marras. Cioè, ce l'ha ordinato il dottore di giocare con la mezza punta. Allora, o ci metti Brugman a fare la mezza punta, lì dietro, che è un giocatore è capace di tirare da fuori aria, o di fare l'ultimo passaggio, di inventarti la giocata. Se no, Marras, ninji di Pumet. Non ci può stare Marras là a fa fare la mezza punta. Scusatemi lo sfogo ma stasera sto ingazzato Perché non è possibile E dall'inizio dell'anno ogni volta Che il Pescara deve fare la partita Che gli fa fare il salto di qualità Ogni volta a Vi facciamo... facciamo sempre queste prestazioni Deludenti Prestazioni senza mordente Andiamo in campo come le ballerine Come le ballerine Io non vorrei dire niente Al riguardo di Ciofani Non voglio criticare il singolo però porca puttana pure tu, Ciofali, il primo tempo una dormita colossale, il fallo di mano, ma che stiuca, Palla a mano. Fallo di mano da stupido proprio, da stupido, calcio di rigore, una serie di passaggi errati non indifferenti. Lì di, in, indietro dormita e non ti dire, oh, ma che te ne metta Dopo ci sarà gente che critica del grosso. C'è gente che mi critica del grosso che Del Grosso ne invoca a pallone. Del grosso può giocare a pallone pure con piede solo lì sulla sinistra. Ma spero che rientri il prima possibile. Del grosso. Spero che rientri il prima possibile. Perché ci manca là il terzino sinistro. Non ci puoi nemmeno Ciofani, è un rincano. Non può giocare di tolare. Per l'amore di Dio. Per l'amor di Dio. Ciofani, vogliamo parlare di Melegoni? Abbiamo messo Melegoni in mezzo al campo gli ultimi minuti. Cioè ha sbagliato di tutto, cioè non ha azzeccato uno stop, non ha azzeccato un passaggio, non ha azzeccato nulla. E se poi ripenso, se voglio non, pensare, non ci voglio pensare, non ci voglio pensare, non ci voglio, non, non ci voglio, pensare, non ci voglio pensare, perché mi, mi, mi sto incazzando solamente, mi sto incazzando solamente se, se penso, se penso, se penso, se penso all'azione del loro raddoppio, il calcio d'angolo. Cioè da cosa è scaturito il calcio da... Io se penso a quello, se, pe mm. Mm. se penso a quello, cioè su quell'azione ci stanno tre cagate nostre su quel gol. Tre cagate nostre, della nostra squadra. Uno, Melegoni che, si, che invece di stoppare la palla, la prende con lo stinco e la allunga verso il giocatore del, del Benevento. Due, Balzano che va a recuperare il pallone che sta andando sul fallo laterale e invece di buttarlo fuori tenta il rinvio con conseguente rimpallo e calcio d'angolo per loro. Ma io dico, porca di quella puttana, è l'85. È l'85. Stai pareggiando una partita fondamentale che ti permette di mantenere dietro il Benevento. Che fai invece di buttare la palla via fuori? Invece di buttare il pallone fuori, fuori dal campo, fuori dallo stadio, perdi tempo? No, tenta te il rinvio. Tu tenti sempre il rinvio, tenti di giocare palla. Ma porca puttana, ma quanti punti abbiamo perso? Da inizio anno in questa maniera. Ma quanti punti abbiamo perso, buttato. Per cercare di giocare sempre sto cazzo di pallone negli ultimi minuti. Voglio scusatemi lo sfogo, ma. Io non, non ci riesco. Cioè, appena finita la partita, io non ci riesco a. A, a sta calmo c'è cioè una partita del genere Che dovevi andarti a giocare con il coltello fra i denti Tu ti dovevi andare a giocare Una partita a benevento Con il coltello fra i denti Dovevi andare Tosto, incazzato Dovevi giocare una partita fisica Eh? No io, io, io quando vedo queste partite senza, senza infamia e senza loco, cioè, partite proprio scialbe, tu stai, cioè, già hai avuto il culo di fare il pareggio, che quello è un pareggio a culo, ti sei uscito il rimpallo e ti sei ritrovato col pallone è lì, eh, ma meno male che esiste Manguso, ma meno male che te ne Manguso che fai gol, meno male che te Manguso che sta sempre cattivo là che segna, meno male, meno, ma meno male, almeno ce abbiamo lui, ma se non avessimo lui. Cioè, oggi stiamo a parlare di una partita. Questa col Benevento. Che se perdavamo 3-0 non avevamo nulla da dire. Cioè, questi il primo tempo hanno sbagliato il calcio di rigore Si sono mangiati un gol con uh, insigne. Gol di coda. Secondo tempo palo di coda e gol di viola. Fate, fate voi! fate voi, è un altro paratone di fiorillo su colpo di testa e si è buttato, fate voi quando sono sei palle colle limpide sei, sei, noi non abbiamo creato nessuna nessuna quindi onora al benevento che oggi ha meritato di vincere, dobbiamo essere onesti, ci sono stati superiori in tutto e per tutto senza scuse, senza scusanti Mea culpa. mia culpa, pillone, vedi che cazzo vuoi fare Vedi che vuoi fare? Cioè, qua stiamo a fare troppo. I Vabbè, ora oramai ci siamo salvati. tutto quello che viene, oro colato. Che ce ne frega? Io non vorrei Che con questa storia che siamo arrivati a fare i punti salvezza e che siamo salvi. Non vorrei che prendiamo le partite tutte all'acqua di rosa. E, e non ce ne frega più niente. Delle partite, tanto vinciamo, perdiamo, andrà e siamo salvi. Cioè, io non vorrei che buttiamo una stagione. che ci ha visto protagonisti per quasi tre quarti di campionato. Ma la buttiamo così. Cioè che senso c'ha? Cioè no, forse o sono pazzo io, o sono troppo tifoso io, che ci tengo troppo. Non lo so. Ditemi, ditemi voi. Fatemi sapere voi nei commenti qui sotto. Se la pensate come me. Se vi va bene che perdere queste partite così. Giocare queste partite così importanti. A questo punto è cambiato in questo modo. Ditemi voi. Ditemi voi se si può rimanere calmi di fronte a una prestazione del genere, di fronte a certe... Ehm, cazzo, c'è proprio... Ma Balzano, 32 anni, 33 anni, ma quanti, ma quanti campionati hai giocato in Serie B e in Serie A? Cazzo, stai pareggiando una partita a culo, stai pareggiando una partita a culo importantissima a Benevento. La cazzata finale. La cazzata. Tutti i finale, capito? Quell'altro Melegoni è entrato in mezzo al campo. Sembrava che la palla gli scottava fra i piedi. Non riusciva neanche a stopparla. Ma che cazzo l'ha fatto entrare a fa' per i copiopilloni? Che l'hai fatto entrare a fa' Che l'hai fatto entrare a fa' Ma una volta ogni tanto possiamo vedere sto Bellini in campo, un altro attaccante. C'abbiamo abbiamo sto Bellini che è alto 2 metri in uno stambellone ma non potevamo mettere una punta che ti tiene palla e ti fa salire la squadra lì davanti non ci potevi provare Cioè, che cazzo cioè io, fra... ma che l'abbiamo preso a fare il giocatore a gennaio quell'altro il terzino sinistro non può giocare qua è Pinto Pinto non può giocare perché sono sei mesi sette mesi che non gioca quindi che cazzo l'abbiamo preso a fare? non lo so Bruno meglio che in banchina, lasciamo perdere e Bellini non lo vedremo mai Sottile è entrato una volta nel momento in cui ha fatto lo scatto si è infortunato ha avuto un infortunio di fronte al portiere a Crotone quindi va bene così cioè voglio, ma uno dopo che dici che si ingazza, che non si ingazza. Boh, vabbè comunque, onore, onore veramente al Benevento. Bella squadra, mi sono piaciuti. Avercelo un attaccante con i controcazzi come coda. Questo è quello che manca al Pescaro, un attaccante con i controcazzi, ma veramente con i controcazzi. Uno come coda, come Donnarumma Ce lo sogniamo noi. Meno male che teneva. Meno male che teneva manguso. Ma manguso, sì, com'è? Cuciva. È un fruscell. È una foia. Capito? No, vabbè. Questa è una sconfitta che fa male, veramente, eh? Qua fa male. Se, se domenica non vinciamo con lo spezia, cazzi amari, proprio. Cazzi amari. Poi venite me a dimare che faccio il cielo del malagurio. Che. che di... Cominciamo, cominciamo. Ora ricominciamo con i commenti. Tu, tu, Cucino, no, io ci vedo prima. Ci vedo prima. Io vedo prima. L'anno scorso, quando abbiamo pareggiato alla Spezia dicevo, attenzione, guardiamoci ai playoff. Attenzione, guardiamoci ai playoff. Non vorrei, lo ripeto un'altra volta, prima di chiudere il video, che Mo avesse finito due campionate. Abbiamo fatto 41 punti, 42 punti, quando ce n'abbiamo, che siamo salvi. E il campionato del Pescara è finito. Non vorrei che il nostro campionato finisce così. E fai, ecco, uno non ce ne frega più niente dei risultati Speriamo di no, perché se no veramente Veramente vedo un, prevedo un finale di campionato Che ve lo dico a fa' Va bene, ragazzi, la partita non voglio parlare cioè, Cosa c'è da parlare? Cosa c'è da parlare? Primo, in, in, in un minuto Primo tempo non abbiamo fatto nulla inesistente in campo Il, il Benevento ci ha prestato alto, ha recuperato sempre palla Hanno fatto azioni con Insigne si è mangiato un gol coda su calcio di rigore per fallo di palla a mano di Ciofani. Ha deciso di fare palla a mano, poi c'è stato il gol di coda, bellissimo da 25 metri. Ha tirato sul palo lungo, bellissimo. Secondo tempo, loro pericolosi con colpo di testa, Miracolo di Fiorillo. Calcio, e eh no, pareggio del Pescara su un'azione, un tiro di Manguso, rimpallato la palla, gli è tornata di fronte al portiere segnato. E dopo Pescara è finito in campo. Non abbiamo fatto più niente, ha ricominciato a giocare un altro TIB Benvenue, ci hanno preso un palo clamoroso con coda, con la palla poi che l'ha ripresa Fiorillo, l'ha bloccata Fiorillo e cade il gol sul calcio d'angolo regalato da Balzano, un, questo, un regalo da Balzano oggi, un regalo, questo calcio d'angolo di Balzano un regalo, cross in mezzo il giocatore loro stava da solo, da solo nell'area nell piccola di Port e ha fatto gol questa, questa è la partita voglio. lo Benevento ci ha tritato e noi non abbiamo fatto nulla se non quell'azione del gol punto stop finito non c'è altro da aggiungere chiuso il discorso onore al Benevento bella squadra bella partita hanno meritato stiamo dietro di loro mo e mo vediamo, speriamo che stasera non ci sorpassa pure il Verona, il lecce, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, buonasera, raga. Mi raccomando, commentate, condividete il video se ancora l'avete fatto. Iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante. Iscriviti. Mi raccomando, calcio shop top, maglia della vostra squadra 29,90 se utilizzate Antonio82 nel discount code 5% di sconto soltanto per voi per iscrivervi al mio canale. Quindi iscrivetevi al mio canale. Compratevi una maglia calcio shop top. Pescare Sui convinti. Serie B-Chat su Facebook. I link qui sotto. Clic, clic, clic. Iscrivetevi. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao.